zuccherini zuccherini, nel mio primo video vi avevo promesso che vi avrei mostrato i miei gioielli Pandora. Ebbene, oggi vi presento il mio primissimo bracciale, ma il proprio primo. È un Moment Fiori Poetici, mi è stato regalato per un mio compleanno ed è stato amore a prima vista. Adesso faccio innamorare anche voi, venite con me. Ogni bracciale Pandora racconta la sua storia, io ora vi racconto la mia. Ecco qui il mio bracciale Moment Fiori Poetici e per me questo bracciale rappresenta il mio essere donna. Allora, guardate la chiusura com'è bella, scusate il segno dell'abiro qua sul dito, ma vabbè, è meravigliosa, vero? Poi abbiamo la catenina di sicurezza ed ecco qua tutti i vari charm. Sono meravigliosi. Questi sono gli stopper smaltati rosa con gli zirconi. Li ho messi sia a destra che a sinistra proprio per tenere fermi tutti i charm. Qui abbiamo il cuore con la nota musicale, in quanto a me piace tantissimo la musica. Poi abbiamo questi altri due charm sempre smaltati di rosa e con in mezzo lo zircone. Poi abbiamo due clip in pavé rosa, bellissimi. Poi abbiamo le murrine o i vetri di Murano, insomma, sempre con i vari cuoricini. Poi ho due pendenti e questo è per la giornata internazionale della donna, con i tulipani, e dietro è smaltato rosa e dietro c'è la scritta, ora cerco di farvela vedere. Poi in mezzo c'è il pendente, sempre tutto con gli zirconi e smaltato di bianco la margheritina piccolina. Poi abbiamo il cuore pendente, sempre con tutti gli zirconi, dietro smaltato di rosa e dietro con l'incisione. E questo è il mio bracciale. E poi ho l'albero della vita dedicato alla mia famiglia, dove dietro c'è anche qui l'incisione con scritto che la famiglia è il circolo dell'amore. E anche questo ha un significato davvero importantissimo, perché l'ho comprato in un periodo molto speciale, ecco. Questo è il mio bracciale, questa è la chiusura, vedete, si apre così, così lo richiudiamo e sentite com'è, è bella tosta la chiusura, eh? Eccolo qua. E questo è il mio primo bracciale. Ovviamente mi sento di elargirvi dei consigli. Vabbè, punto primo, i miei acquisti sono tutti mirati e pensati, perché per l'appunto sui miei bracciali Pandora voglio raccontare la mia storia. Ho anche un momento vissuto, insomma. E il consiglio che per l'appunto mi sento di elargirvi è questo: una volta che avete comprato il vostro bracciale Moment, le prime cose da comprare sono la catenina di sicurezza e le clip, eccola qua, e le due clip, perché per l'appunto
se per disgrazia vi si dovesse mai aprire il bracciale, la chiusura del bracciale, se voi non avete la catenina perdete tutto, quindi tutto il valore del bracciale. Se invece avete la vostra catenina, la chiusura, o chiusura, apertura insomma del bracciale si apre, però voi avendo la catenina non lo perdete il bracciale perché vi rimane sul polso. E invece le clip servono per far sì che i charm non corrano sulla maglia del bracciale, praticamente se non lo fanno sformare, ecco. Poi un'altra cosa è che io i miei bracciali li ripongo tutti dentro a questo sacchettino di plastica che ve lo danno tranquillamente nello store se glielo chiedete. Vedete che ha la chiusura, io la chiamo tipo a zip, ecco, si apre e si chiude. Questo, quando voi acquistate i vostri bracciali, chiedeteglielo sempre, dite alle ragazze, alle commesse, vi date anche il sacchettino per favore e ve lo danno. E io li chiudo tutti qua in questo sacchettino, così evito che l'argento diventi nero e almeno insomma non si rovina, ecco. E poi io sono iscritta anche a vari gruppi Facebook che trattano Pandora e praticamente mi tengo aggiornata sulle varie uscite delle promozioni, saldi e delle nuove collezioni. Poi un'altra cosa è, mi raccomando, non mettete i bracciali alle terme, in piscina, al mare, perché il cloro e la salsedine sono i nemici numeri uno dell'argento. Io non li metto neanche per andare in palestra, ma cerco di usarli maggiormente nelle occasioni speciali, che sia un matrimonio, un battesimo, una comunione, insomma, o esco con le mie amiche fuori a cena, ecco, ci tengo davvero troppo e quindi me li tengo davvero da conto. Per quanto io sia follemente, pazzamente innamorata di Pandora, ovviamente non ho percepito nessun tipo di compenso. Però se questo video vi è piaciuto, cliccate con un bel pollice all'insù, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao a tuttissimi!